Buon pomeriggio da Luca Pellegrini e benvenuti in Sardegna per la prima giornata del campionato Under 16 Girone B. Tra pochissimo si sfideranno i padroni di casa del Cagliari, guidati da mister Stefano Medda, e il Verona, allenato da Francesco Caldana. Le squadre sono a centrocampo per i saluti di rito. Noi passiamo subito a mostrarvi le formazioni, partendo da quella dei sardi, che si schierano con un 4-3-3. In cabina di regia c'è Piro, in attacco la coppia composta da Montapponi e Costa, supportata dal numero 10 Koncu. Rispondono gli ospiti con un 3-5-2, in difesa Capitan Bortolotti, sugli esterni Marcon e Cappelletto, in avanti Buniotto e Giambarberi. Iniezione battuta velocemente dal Cagliari, arriva al traversone in area di rigore, rimpallo, Costa se l'era trovata lì, tira centrale, viene chiamato lo schema, traiettoria ad uscire, pallone che spiove al centro, allontanato dal Verona, Schirrusi coordina, colpo di tacco, Lanza fa una parata fantastica, però c'era fuori gioco. Gergi lotta con Montapponi e gli strappa di forza il possesso, poi allarga per Marcon e va a riempire l'area di rigore, il pallone arriva proprio verso di lui che lo incorna alle spalle di Are, ha fatto partire l'azione, si è proposto in avanti e ha segnato un gol da attaccante vero, Gergi, 1-0 Verona. Vuole costruire dal basso il Cagliari, ma pressa altissimo la squadra di Caldana, che infatti riconquista il pallone con Garofalo. La cede a Cavazza, che prende la mira e la mette sotto la traversa. Gol splendido di Cavazza, che porta sul più 2 il gialloblu. Parte la rincorsa, arriva lo spiovente che viene girato in porta da Cardu, è appena entrato e ha subito trovato la via del gol, riapre la partita al Cagliari. Ha tantissimo spazio Burungiu sulla sinistra, cross respinto, ma ancora Burungiu riesce ad andare via al 14, la rimette Sunday col tacco, si stava inventando un gol pazzesco. Pronto al rinvio Lanza, sono già passati 5 minuti di recupero, c'è però il fischio dell'arbitro e il cartellino rosso per Sunday, che probabilmente ha detto qualche parolina di troppo. Rimane in 10 il Verona per gli ultimi minuti di recupero. Può ripartire il Cagliari ed è probabilmente l'ultima azione della partita a disposizione dei ragazzi di Medda, portano sul pallone i padroni di casa, Piro riesce a toccarla con la punta, sta arrivando a destra Tuseddu, servito, Tuseddu calcia forte, ma centrale a due mani Lanza. Passati 8 minuti di extra time, Lanza dà un'occhiata in avanti e rilancia il più lontano possibile, il pallone scorre, arriva direttamente dall'altra parte verso Are, che cerca di velocizzare l'azione, per il momento l'arbitro non fischia. 8:30, eccolo il fischio, non c'è più tempo, il Verona vince 2-1 contro il Cagliari.